Grazie per aver partecipato a questo bel evento. E alla signora Perà. Allora, Maria, ti passo il microfono. Sì, ne parliamo insieme con Marta. La Marta per lui è una persona molto utile e vergognosa, però noi vogliamo ringraziare per tutto l'impegno che noi sappiamo dà ai suoi pazienti e alle persone con la che non c'è un è per questo che ringrazio. Giustissimo, io vorrei aggiungere una piccola cosa. Questa sera stiamo vedendo la parte umana dei medici, perché spesso non si nota, ossia quando abbiamo un nostro caro, a me è sorella, a noi è successo fratello e con i genitori, spesso siamo avvolti nel nostro dolore di quello che sta avvenendo e non ci rendiamo conto invece di quanto sia difficile, questo lo avverto chiaramente dopo, quanto sia difficile poi per un medico che deve dare una brutta notizia, che deve intervenire in una determinata maniera e può essere sempre solo quella in quel caso specifico e lui lo sa, non solo farlo capire ai familiari, ma essere in qualche modo vicino al loro dolore e distaccato allo stesso tempo per poter dare a quel paziente l'assistenza migliore. Questo penso che sia, e lo stiamo vedendo qui questa sera, per tante situazioni, perché se ci pensiamo è esattamente questo, come diceva il nostro dottore vaticanista, è questo l'atto d'amore, cioè un occhio proprio che guarda con amore al prossimo e agli accadimenti che succedono intorno a noi. Allora, lo sapete che certe volte vi riesce difficile far tornare la parola dopo.